Ciao amici Live-In, oggi ci troviamo al caffè d'autore in compagnia di Rossella. Ciao Rossella, ciao. Com'è nata l'idea del tuo locale? Voglia di fare un caffè letterario dove gli autori, gli artisti possano esprimere attraverso vernissage, quindi mostre pittoriche e comunque presentazioni di libri. Questa è nata, diciamo, la voglia di un locale diverso dagli altri, di un bar dove poter gustare una ottima tazza di tè pregiato e anche la possibilità di leggere un libro o una rivista particolare, insomma. Offrite alla vostra clientela, quindi mangiare, bere? Come ti dicevo, appunto, innanzitutto tè pregiati, dal tè bianco al tè nero al tè verde, fiori di tè e cose molto particolari, qualità di vino elevata, caffè e anche pausa pranzo. Abbiamo anche una linea biologica e vegetariana, non solo chiaramente, però diciamo abbiamo pensato di differenziarci anche dagli altri mettendo una linea appunto dedicata per il benessere del corpo e della salute. E ricordiamo ai nostri amici dove ti possono trovare. In via della Repubblica numero 8 a San Lazzaro, caffè d'autore. Grazie. Un locale completo a 360 gradi che ti accompagna dalla colazione all'aperitivo passando attraverso il pranzo, dove è possibile avvicinarsi alla cultura, alla lettura, all'arte, sorseggiando una tazza di tè di alta qualità, un'atmosfera di altri tempi ai giorni nostri, caffè d'autore. Grazie Rossella. Grazie. Ciao.